Con i cortometraggi Uomo di carta e Deadline, il regista messinese Massimo Coglitore ha dimostrato il suo talento cinematografico. Il regista ha presentato a RIF, Rome Independent Film Festival, The Elevator, un lungometraggio che ha ottenuto grandi riconoscimenti, tra cui un premio come migliore attrice alla statunitense Caroline Goodall. Massimo Coglitore ha realizzato adesso un lungometraggio che è stato presentato in anteprima nel 2014 al Festival di Taormina, ora andrà al Rome Independent Festival nell'ambito appunto della produzione indipendente. Ricordiamo che è un film in lingua inglese, un thriller claustrofobico che si svolge in un ascensore con attori professionisti che hanno un ottimo curriculum. Yes, Mr. Trumoff, sorry. You're not paid to sleep on the job, George. I'm gonna have to report you. There's not many here because of Labor Day. Well, that's why you gotta be alert. I was meditating. Meditate with your eyes open then. Well, maybe I took a few punches too many. How many fights did you have, George? 17 in all. È stato girato in parte Cinecittà, in parte a New York. E poi quale sarà il percorso dopo questo concorso? E in parallelo il film comunque sta uscendo in altre nazioni. È uscito in Germania, ha avuto grossi riscontri. E adesso uscirà in Spagna, uscirà anche in Russia. E poi ci sono diversi accordi per uscire anche in Francia, Inghilterra, e stiamo tentando anche attraverso il distributore americano di avere un'uscita negli Stati Uniti. In Italia? In Italia abbiamo questo accordo con distribuzione indipendente di Giovanni Costantino, che farà uscire il film in sala in primavera del 2016. Shh, shh, shh. It's okay. Oh. Who are you? Why did you tie me up? I will fucking kill you! Now that's not very nice, Jack. You're not supposed to yell at a lady. Please, let's not forget our manners. Now you promise me you'll be good. La produzione Lupin Film di Riccardo Neri, un produttore indipendente che ha creduto nel tuo talento e che tra l'altro aveva visto i tuoi precedenti lavori. Deadline ha avuto 64 premi, ha ottenuto tra festival nazionali e internazionali. Prima c'era stato Uomo di carta, quindi un percorso che è partito dai cortometraggi concepiti in chiave cinematografica per poi arrivare al cinema, al lungometraggio. Sì, infatti hai detto bene, dei cortometraggi concepiti in maniera cinematografica, non esercizi di stile oppure situazioni fine a se stessi, proprio il racconto in misura corta, no? Come avviene un po' anche in letteratura, che ci può essere un libro di 1000 pagine, ma anche un libro di 15 pagine, alla fine il racconto è sempre quello. Jack, answer! I can't! Enough! Stop! I can't answer something I've never done! You owe me! This answer. I owe you nothing. A. Steal. B. Lie. C. Corruption. D. Murder. I've never done any of those things. Steal, lie, corruption or murder. Answer me. Answer me. Poi con Riccardo Neri avete il progetto di realizzare un nuovo film nel 2016. Sì, Riccardo ha visto questo mio corto che dicevi tu, appunto, Deadline, questa testimonianza che i corti comunque servono e aiutano anche a farsi conoscere i produttori, che diversamente non investono centinaia di euro, migliaia di euro su un film. È la misura per capire anche come un regista si sa rapportare con il racconto. E con Riccardo abbiamo una serie di film in cantiere, abbiamo un progetto a lunga gettata e dopo The Elevator appunto metteremo in cantiere, già scritto il film, questo nuovo film, The Straight Path, che sarà ambientato in Lituania, e come di Elevator avrà un cast internazionale, perché anche questo sarà girato in lingua inglese. Emily, you are now playing for $1,000,000. Remember, you have 3 minutes to answer. 3 minutes that can change your life.